Ciao a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo piccolo breve video aggiornamento. Spero ovviamente sia breve perché di solito inizio video dico sempre breve breve e poi sto tipo un quarto d'ora a parlare. Ebbene ragazzi, voglio fare la premessa e dirvi comunque di non spaventarvi, nel senso che appunto di solito quando uno fa video del genere e dice oh, sto pensando di fare qualche cambiamento sul canale, le persone si spaventano, per cui ragazzi ve lo dico già in anticipo, state tranquilli, non vi spaventate perché non è che voglio fare chissà che rivoluzione sul mio canale, anzi si tratta soltanto magari di cambiare proprio giusto qualcosina. Adesso ve ne parlo. Ovviamente ragazzi saremo tutti quanti consapevoli, suppongo, arrivati a questo punto delle cose qua su YouTube, che appunto i gameplay ormai ragazzi non vanno più tanto come una volta. A me di questo sinceramente poco importa, lo sapete benissimo, infatti ho sempre comunque continuato a fare quello che facevo da anni e che ho iniziato a fare qua sul canale, quindi non ho mai cambiato davvero l'impronta del mio canale, per cui su questo potete stare tranquilli, continuerò a fare quello che facevo, a quello che sto facendo, non vi sto dicendo che smetto di fare quello che sto facendo, per cui primo punto importante, sì, continuo a fare gameplay, ci mancherebbe pure ragazzi, ovviamente gameplay su giochi che stanno insomma bene sul mio canale, nel senso che rientrano nel mio stile di gioco, nel mio genere di gioco, per cui non è che mi metto a lasciare il genere di giochi che sto facendo per iniziare a fare gameplay del cavolo tipo su giochettini, non voglio fare nomi perché sennò magari poi la gente che a cui piace si offende, per cui vabbè, ma avete capito, insomma avete capito a cosa mi sto riferendo, per cui non è che smetto di fare giochi del genere che ho portato sempre per fare altri giochettini del cavolo, no ragazzi. Per cui punto 1, state tranquilli perché Giocherina continua a fare gameplay così come ha sempre fatto. L'unica cosa, magari solo con, potrebbe succedere una frequenza un po' minore, per cui magari non proprio tutti i giorni, magari non porterò tante serie insieme tipo come sto facendo adesso, quindi magari l'unica cosa ragazzi è che da adesso in avanti cercherò di portare tipo soltanto una serie alla volta, magari con meno frequenza, ecco, i video, però di portarne una alla volta così da non confondere troppo le cose. So che avevo già fatto questo ragionamento in passato, però sapete, di solito le cose poi si ripetono così come uno le ha sempre fatte. Questa volta ragazzi appunto cercherò di portare una serie alla volta per essere un po' più continuativa, insomma per non confondere troppo le cose, per far sì che magari ogni serie non duri troppo, visto che magari appunto i video e i gameplay usciranno anche con un pochettino minore frequenza. Però state tranquilli ragazzi, non è che porterò un gameplay alla settimana, ci mancherebbe pure, anche perché a me sapete benissimo che piace farli, quindi potrebbe succedere che ne so che magari uno, due giorni alla settimana, tre giorni alla settimana al massimo ragazzi non usciranno gameplay, però cosa che sta succedendo anche adesso più o meno a causa di impegni, a causa di cose, per cui diciamo che rendo questa cosa ufficiale, quindi ci saranno gameplay magari con un po' meno frequenza, ma ci saranno, solo su una serie alla volta probabilmente. Le serie che sto facendo adesso ovviamente le finirò ragazzi, per cui penso che dalla settimana prossima mi concentrerò solo ed unicamente per esempio su Applack Tale, perché è la prima serie che ho iniziato rispetto a quelle che sto facendo, quindi mi concentrerò solo su quella, manca poco alla fine per appunto finirla, dopodiché mi concentrerò solo su Call of Cthulhu, so che ho iniziato ieri Sea of Solitude, insomma per vedere probabilmente il prossimo episodio, magari dovrà passare un po' di tempo, oddio, o magari lo alternerò Call of Cthulhu, ragazzi che non mi sento insomma di adesso interrompere sta serie per troppo tempo, insomma mi organizzerò un pochettino per far sì che insomma ma una sola serie sia più continuativa, eccetera eccetera. Mi sto ripetendo da fare schifo, però voglio che i concetti siano chiari, per cui questa questione di gameplay ragazzi penso che sia chiara, penso di averla spiegata come si deve, quindi ripeto, state tranquilli perché continuo ovviamente a portare gameplay come ho fatto fino ad adesso, anche in quest'ultimo periodo ogni tanto ragazzi avete visto che non sono riuscita a pubblicare causa impegni, praticamente continuerà a succedere questa stessa cosa, per cui state tranquilli. Dopodiché, perché dicevo volevo cambiare magari qualcosina nel canale eccetera, perché oltre a voler portare gameplay, non so ragazzi, mi è venuto in mente di portare anche qualche contenuto un pochettino diverso per rendere un pochettino più vario il mio canale, visto che di questi tempi ormai i canali di soli gameplay non vanno tanto, per cui non è che faccio questo cambiamento per insomma ricercare chissà quali visualizzazioni o chissà che ragazzi, è solo veramente per variare un pochettino, ecco, anche per voi ovviamente, anche per chi mi segue,
segue, che magari vorrebbe vedere un pochettino più di varietà, ecco tutto qua. Per cui stavo pensando magari di portare un pochettino più di video reaction, magari ragazzi sapete, che ne so, tipo a video emozionali, a video emotivi, a video commoventi o video paurosi, cioè portare un po' più di reaction di questo tipo, anche perché ho visto che comunque quando ne ho fatte in passato, ragazzi, i video sono andati bene, insomma l'idea vi piaceva, per cui ho pensato di riportare anche questo genere di video, compresi poi magari ragazzi anche altri tipi di video un po' più diciamo cinematografici tra virgolette, che possono essere, che ne so, doppiaggi o tipo genere dub smash, che comunque ho fatto anche in passato, non lo so, video un pochettino più creativi, qualche cover se mi dovesse riuscire ogni tanto. Cioè questo video ragazzi era per avvisarvi che d'ora in avanti appunto ci saranno sempre gameplay, comunque il gameplay sarà sempre la linea portante, la colonna portante del mio canale, ma che ci si potrebbero aggiungere appunto più frequentemente video di altro genere che comunque ho visto in passato vi sono piaciuti, quindi so che sono magari contenuti che possono interessare la maggior parte delle persone che mi guarda, per cui state tranquilli ragazzi, non vi sto comunicando niente di che, nessun cambiamento radicale, per cui era soltanto per avvisarvi che appunto d'ora in avanti si potrebbe vedere un po' più di varietà. Tutto qua, io spero che questa idea ragazzi vi possa piacere, fatemi sapere ovviamente qua sotto in commento se approvate, se non approvate, se avete da consigliarmi, ecco, qualche genere di video magari da portare sul canale. Aspetto ovviamente i vostri consigli e i vostri pareri a braccia più che aperte, per cui ragazzi mi sono dilungata forse pure troppo, però ci tenevo a sottolineare questa questione dei gameplay, perché di solito la gente ragazzi quando vede, oh voglio fare qualche cambiamento, oh no adesso questa diventa come tutti i pecoroni su YouTube, oh mio Dio, mi disiscrivo, metto dislike, è già successo in passato, per cui ci tenevo a sottolineare proprio col pennarello quello spesso nero che resta tutto uguale, anzi ci si aggiunge magari qualcosa in più. Per cui questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, un abbraccio a tutti ragazzi, ciao!